Belen torna alle Iene e mette a tacere il gossip, la piccata battuta. Belen Rodriguez è tornata alla conduzione delle Iene e ha rotto il silenzio sul perché della sua assenza. Cosa ha detto? Dopo una settimana di assenza, Belen Rodriguez è tornata alla conduzione delle Iene. Lo scorso martedì, infatti, la conduttrice è stata costretta ad abbandonare gli studi dello show di Italia 1 dopo essere risultata positiva al Covid. Il trio formato dai comici Nathan Kiboba, Eleazaro Rossi e Max Angioni aveva preso in mano la trasmissione, mettendo subito in chiaro il perché della mancata presenza della Rodriguez. Nonostante ciò, però, come spesso accade con l'Argentina, il gossip è esploso comunque, tirando fuori varie ipotesi, tra cui una presunta gravidanza o separazione da Stefano De Martino. Ebbene, Belen è ufficialmente guarita. Insinuazioni delle cronache rosa e, per questo, ha deciso di lanciare una piccata frecciatina finale. C'è da dire che i rumors sono nati anche a causa del giallo creatosi dopo che, già alcune settimane fa, Belen non aveva condotto lo show di Davide e Parenti. Ai tempi, non fu data nessuna spiegazione ufficiale, ma si era parlato solo di un'assenza dovuta ad un non specificato check. Tuttavia, questa volta non c'è stato nessun mistero. La moglie di Stefano De Martino aveva semplicemente contratto il coronavirus e, dopo essersi negativizzata, è potuto tornare a presentare le Iene. Nessun terzo figlio per la Rodriguez e nessuna crisi con il conduttore di Bar Stella, con il quale la storia sembrerebbe procedere a gonfie vele. Belen Rodriguez, il look scelto per le Iene. In occasione del suo ritorno allo show di Italia 1, Belen Rodriguez ha scelto un look sgargiante e primaverile. La conduttrice ha indossato un completo multicolor in un tessuto raso, con un crop top effetto bustier e una linguetta attillata con spacco nella parte posteriore. Insomma, un outfit sensuale e sofisticato. A completare la mise, la conduttrice ha deciso di lasciare i capelli ultralisci e optare per un make-up sobrio.